Benvenuto. Benvenuto a casa sua. Senta, come glielo chiedo sia come imprenditore che come presidente di Confindustria, che cos'è adesso che la preoccupa di più nella situazione che ci circonda, italiana, ma non solo, ma partiamo da noi? E che cos'è invece che le dà qualche elemento di speranza, qualche elemento di ottimismo? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti, mi fa molto piacere essere qui con voi giovani che siete la nostra speranza per il futuro. Al di là di questo, sicuramente quello che preoccupa è una situazione economica molto difficile che ci sta, in Italia stiamo soffrendo ormai da più di un anno, anche a causa dell'impegno che abbiamo preso di raddrizzare in tempi molto rapidi i nostri conti. Questo ha portato evidentemente a un calo dei consumi interni che tutte le nostre aziende che hanno una presenza sul mercato nazionale stanno accusando in maniera molto forte. Ma questo però non, dal mio punto di vista è una situazione transitoria. Noi imprenditori siamo ottimisti per definizione, noi dobbiamo continuare ad essere ottimisti, continuare a pensare che dopo questo momento rivedremo la ripresa e ritroveremo la crescita, anche perché abbiamo il problema vero che preoccupa più di tutti è in questo momento il problema della disoccupazione. Stiamo parlando, come sappiamo tutti, del 10,7 sugli ultimi dati, che diventa il 12,5 includendo coloro che hanno rinunciato a cercare un'occupazione, ma il dato assolutamente tragico è la disoccupazione giovanile che sfiora il 35% sul territorio nazionale, con punte oltre il 50% in alcune aree del nostro paese. Ecco, quindi abbiamo una situazione difficile, siamo sicuramente tutti preoccupati, però non dobbiamo perdere il nostro ottimismo di imprenditori, dobbiamo credere nel futuro, dobbiamo impegnarci, dobbiamo fare tutto quello che è possibile per ritrovare la crescita. Senta, la crescita è un tema centrale, ci torneremo fra un attimo, però vorrei prima fare un passaggio sull'Europa. I giovani hanno appena terminato di firmare questa dichiarazione, il sottosegretario Dassù l'ha inquadrata. L'asse portante è questo, cioè è alla crisi alla crisi dell'euro, alla crisi dell'Europa non si risponde con meno Europa ma con più Europa, addirittura con il salto verso gli Stati Uniti d'Europa. Le chiedo, non è un po', insomma, in qualche modo un salto in avanti? Ma vede, io... Cioè non c'è una virgola di avventurismo? Io sono un europeista totale, un europeista super convinto, anche grazie alle esperienze in sede europea che ho fatto come imprenditore e come uomo d'associazione. Ricordo la mia presidenza dell'Industria Chimica Europea, ricordo la responsabilità del Comitato per l'Europa di Confindustria negli ultimi 2 anni. Io credo fortissimamente nell'Europa, sono convinto che l'unica alternativa per noi è di andare con decisione nella direzione degli Stati Uniti d'Europa. Questo è chiaro che non lo si può realizzare in termini, in 2 giorni, cioè sì. La mia generazione probabilmente non lo vedrà, però qui ci sono tanti giovani, loro mi auguro che lo possano veramente vedere. Perché è chiaro che non ci possiamo andare in tempi strettissimi, perché significa da parte di tutti gli stati che aderirebbero all'Europa una rinuncia a una parte della loro sovranità nazionale, e questo lo si può fare solo in tempi allungati. Senza l'Europa, perché oggi poi se consideriamo il mercato globale, oggi la competizione non si fa più, non dico tra aziende, ma non si fa neanche più tra nazioni. La competizione si fa tra grandi aree economiche. L'Europa è il singolo mercato più importante al mondo, perché siamo 500 milioni di persone dove c'è la più alta conoscenza, ci sono i consumi più avanzati,
Siamo il punto di riferimento a livello mondiale, io direi anche più degli Stati Uniti, dell'America. Considerando il prodotto interno lordo, a parte che bastano meno nazioni, ma considerando anche tutte le attuali 27, sarebbe ampiamente il primo paese al mondo. Senta, questo vuol dire che noi dobbiamo andare con decisione. Io penso che si debba partire, è già stato detto oggi, permettete, i miei 5 punti sono: Banca Centrale Europea con veri poteri di banca centrale, più forti di quelli che ultimamente peraltro gli vengono progressivamente assegnati, coordinamento delle politiche fiscali, coordinamento delle politiche di welfare, coordinamento delle politiche per le dotazioni infrastrutturali, sia materiali che immateriali, perché sono tutti fattori di competitività, e coordinamento delle politiche energetiche. Mettendo a fattor comune questi 5 punti, credo che in Europa ci si possa andare progressivamente e con successo. Sono 5 punti che sono assieme tutte e due le cose, cioè sono sia un percorso che è un obiettivo, poi in realtà, i punti che lei ha enumerato. Tornando alle vicende italiane, che per noi sono di un qualche rilievo nonostante tutto, volevo chiederle una cosa sulla legge di stabilità, la ex legge finanziaria. È ormai noto che verrà praticamente riscritta abbastanza radicalmente, perlomeno così sembra, per quanto riguarda la parte fiscale, perché così chiedono i partiti che sorreggono il governo Monti. Però nella formulazione attuale sostanzialmente non vi piace, perché? Beh, diciamo che la legge di stabilità contiene anche dei fatti, delle aperture che vanno nel senso giusto, in senso che noi giudichiamo anche positivamente. Noi, il nostro giudizio è un po' così articolato. Innanzitutto noi vediamo che c'è poco, molto poco per la crescita. Ecco, credo che in questa direzione si sarebbe dovuto fare uno sforzo maggiore. Dall'altro lato riteniamo che anche la spending review deve andare con più determinazione, doveva essere portata avanti con maggiore determinazione. Io l'ho detto anche già pubblicamente, questa spending review che è stata fatta fino adesso, io personalmente la giudicherei un aperitivo, però mi aspetto che dopo l'aperitivo venga l'antipasto, il primo, il secondo e possibilmente anche il dessert. Dobbiamo andare con molta più decisione in questa direzione. E credo che tutto quello che viene si libererebbe da una spending review più determinata lo si debba portare evidentemente su una revisione del cuneo fiscale. Il carico fiscale sui lavoratori, sulle imprese e sui cittadini è arrivato a un punto estremamente elevato. Morelli dice è una confisca, lei sottoscrive? Bah, più che una confisca direi che, come ho già detto, è estremamente elevato, e in modo particolare, se posso parlare come imprenditore a nome delle nostre imprese, le nostre imprese stanno soffrendo disperatamente e in tanti casi si può dire addirittura che stiano quasi per morire per carico fiscale. E d'altra parte io posso portare un mio esempio personale, io pago tasse come imprenditore in 40 paesi nel mondo. 40. Il tasso medio di incidenza fiscale del nostro gruppo è del 34%. Tra imposte e oneri collegati, diciamo. Ecco, che è la risultante di oltre 50. Noi da almeno 7-8 anni in Italia non riusciamo più ad andare nelle nostre aziende al di sotto del 50%. E la causa, una delle cause principali, se non la principale, è sicuramente l'IRAP, questa imposta iniqua che penalizza tutti coloro che.
un'imposta iniqua che penalizza tutti coloro che mettono tanto cervello nella loro attività imprenditoriale. Io ho 500 su 2000 dipendenti in Italia, ne ho quasi 500 che fanno ricerca e innovazione. Ecco, su questi noi paghiamo l'IRAP. In tutto il resto del mondo, perché facciamo ricerca anche in altri paesi, abbiamo degli aiuti, dei riconoscimenti perché facciamo ricerca. In Italia abbiamo penalizzazioni. Senta, le chiedo una cosa. Dal 50% dell'Italia si scende al 33-34%, che è la media dei paesi più sviluppati come Germania, Francia, Stati Uniti. Si scende al 19%, che è per esempio la Polonia, un paese emergente che si sta avviando ad essere il terzo paese manifatturiero d'Europa, e poi finiamo a Singapore, a Dubai, eccetera, dove il tasso fiscale è zero. Vabbè, ecco, però quello è un sogno, però. Quello è un'altra storia. Però dobbiamo, io credo che è importante che ci strutturiamo. Che il prossimo governo si strutturi per allinearci alla media europea del 33-35%. Lei ha toccato il tema della crescita e a questo punto sto per farle una domanda specifica sulla crescita. Prima soltanto un passaggio nelle cose che lei ha elencato, cioè allora, spending review, crescita appunto, non ne sono ancora noti i termini, però per esempio questo piano, chiamiamolo piano Gevazzi, cioè di revisione delle agevolazioni alle imprese, ne sapete qualcosa? Nutrite delle preoccupazioni? Ma vede, sul Gevazzi ha fatto questa analisi, ha dichiarato che ci sono 30 miliardi di incentivi alle aziende. Io ho richiesto ai nostri tecnici di Confindustria di valutare la situazione. Alle imprese ne arrivano 2,7-2,8 di miliardi. Cioè da 30 a 3? Esatto, perché il resto va a tutta una serie di altri servizi, per esempio le municipalizzate dei trasporti, che poi magari è chiaro che vanno recuperati in altri modi, però alle imprese non arriva. Quindi il nostro punto di vista come imprese, noi rinunciamo tranquillamente agli incentivi che ci vengono dati. È meglio che quei 2,7-2,8, o se poi Gevazzi dice che può risparmiarne 30, mettiamoli su una riduzione del carico fiscale. Radicale del carico fiscale. E arriviamo. Ecco, ieri ero all'assemblea di Salerno, dove c'è stato un bellissimo dibattito. Anche il sistema che ha toccato moltissimo il Sud Italia, il sistema dell'assistenzialismo o comunque l'incentivazione data specifica in alcune aree del paese, in alcune situazioni. Ne ha parlato anche qui. Ecco, io credo che l'assistenzialismo, noi imprenditori dobbiamo fare un salto qualitativo, un salto culturale, rinunciamo all'assistenzialismo, chiediamo soltanto a chi ci governa di darci un paese normale, un paese dove le nostre imprese, e tante delle nostre imprese sono anche imprese speciali, possano operare normalmente, e le assicuro che avremo dei risultati formidabili. Arriviamo alla crescita, però visto che parlavi fisco, sui giornali di oggi c'è il fatto che in Grecia il ministero dello sviluppo economico ha annunciato una campagna che è così: se non ti danno uno scontrino fiscale tu hai il diritto di non pagare. Che ne dice? Diciamo che ci si può stare, insomma. Ecco, anche se io penso, c'è anche qualche conferma. Io sono un imprenditore chimico, però il mio mercato di destinazione è l'edilizia. Ecco, noi tutti sappiamo che quando si chiama qualcuno che venga a farti dei lavori a casa, dice vengo ma non ti faccio fattura. Ecco, io credo che il modo per recuperare, piuttosto che mandare la Guardia di Finanza a prendere nota dei numeri di targa dei SUV a Cortina o Forte dei Marmi, o scoraggiare l'industria nautica, per cui tutte le barche italiane, proprietà di italiani, sono andate nei porti all'estero, penso che sia più opportuno pensare a dei provvedimenti di tipo proattivo. Per esempio una completa deducibilità di determinati costi, per esempio. Oh, adesso
Le dico una qui cosa. Mi riferisco proprio a quelli dell'edilizia, perché se tutti gli investimenti, e tra l'altro non dimentichiamoci che in questo momento in Italia, quest'anno, il calo dell'attività nel mondo della costruzione è del 25%, che è una cosa drammatica, che porterà alla perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro. E lì dobbiamo ripartire nell'edilizia, è uno dei motori per la ripartenza, forse il motore più immediato e principale, sia come edilizia privata che come edilizia infrastrutturale. Ecco, diamo le giuste deducibilità, consentiamo a chi ha voglia ancora di investire, a chi si è messo sulla difensiva, di riprendere un atteggiamento di respirare, di investitore. Dice. Senta, adesso io le racconto una cosa che non è un gran segreto, perché lei lo saprà benissimo. Cioè, quello che... No, non è il sogno. Cioè, l'obiettivo di qualsiasi giornalista è andare o fare un'intervista o stare in una situazione nella quale l'interlocutore gli dice una cosa che non ha mai detto. Allora, io adesso, siccome lei ha insistito prima sulla questione della crescita, che è il problema del nostro paese, assieme ovviamente al tenere i conti sotto controllo, lei mi dice una cosa sulla crescita che non ha mai detto? Cioè, non a me, la dice a tutti, però gliela chiedo io. Beh, dire cose nuove è sempre difficile, nuove ed intelligenti è sempre difficile, però... È vero, perché c'è sempre la scorciatoia della novità un po' fessacchiotta, è vero, sì. Comunque per nuova e intelligente, sì. Ecco, non sono abbastanza intelligente. Però vorrei dire questo, che sicuramente dobbiamo rimettere gli investimenti in ricerca e in innovazione al centro dell'azione di governo. Il nostro paese sta facendo troppo poco, perché, e noi abbiamo bisogno di fare innovazione, noi manifatturieri abbiamo bisogno di innovazione, perché il nostro sistema manifatturiero non ha materie prime, ha un costo di energia che è del 30% più elevato della media europea. Il sistema normativo burocratico del paese è il più incasinato che esista sicuramente in Europa. Il sistema infrastrutturale è ormai in tanti casi a livello della fatiscenza. L'unica cosa che ci possiamo giocare è la materia grigia che c'è nella testa degli italiani, degli imprenditori, dei loro collaboratori. E lì noi dobbiamo lavorare, è questo che noi dobbiamo utilizzare al meglio. Quindi incentiviamo chi fa ricerca per fare innovazione e è capace di portare avanti le capacità straordinarie del nostro paese. Un altro grande tema, conti pubblici in ordine, crescita, un altro tema problema, la produttività, sulla quale noi siamo indietro. C'è un negoziato aperto. Ci sono dei fondi anche peraltro stanziati dal governo in attesa che arrivi un'intesa fra le parti sociali, il negoziato aperto con i sindacati. I problemi più significativi ad ora, prima per arrivare a un'intesa, sono sul fronte, all'interno del fronte imprenditoriale. Ho letto stamattina una dichiarazione, diciamo, incoraggiante di Mussari, il presidente dell'associazione bancaria, che dice: non siamo lontani da un'intesa, senza entrare nelle tecnicalità. Perché non riuscite a mettervi d'accordo? Siamo veramente vicini a un'intesa da stringere poi con i sindacati? Ma diciamo che è fondamentale recuperare in termini di produttività. Abbiamo perso 20 punti negli ultimi, diciamo, 15 anni, in modo particolare nei confronti della Germania, ma anche di altri paesi europei. Quindi dobbiamo avere come obiettivo quello di recuperarne, se non tutte 20, almeno 10, se non 15, meglio 15. Partendo da questo, accogliendo l'invito del Presidente Monti di fare qualche cosa di concreto in questa direzione, anche perché questo poi ci permetterà al Governo di chiedere un riconoscimento di questi sforzi per la produttività, ed è stato previsto peraltro. Ecco, noi abbiamo lavorato, siamo arrivati e volevamo arrivare al giorno 18 di ottobre per dare un documento in mano al Presidente Monti per incontrare i partner europei. Avevamo un documento pronto, all'ultimo momento c'è stato un qualche ripensamento, non di Confindustria peraltro.
passato il 18 abbiamo ripreso in mano la trattativa, la stiamo portando avanti con Mussari che aveva visto le dichiarazioni, c'è comunque una sintonia di base, noi stiamo portando avanti come anche con le parti sociali, con le altre parti sociali credo che si possa realmente arrivare a un punto, a un accordo che non sia un accordicchio come è stato definito da qualcuno, ma qualche cosa di serio che vada nella direzione giusta, che trasferisca uno dei punti, ad esempio, è il trasferimento di una parte del salario da salario fisso a salario legato a un effettivo raggiungimento di obiettivi di produttività. Io rimango ottimista, mi auguro che nei prossimi giorni si riesca a portare tutti, parti datoriali e rappresentanti dei lavoratori, su una posizione comune per dare una prova di maturità al Paese, perché è di questo che si tratta. Io ritengo che raggiungere un accordo sulla produttività sia una prova di maturità del Paese, quello che ha fatto la Germania. Non dimentichiamo che nel 93-94 la Germania era il grande malato d'Europa, le parti sociali si sono messe assieme, hanno trovato degli accordi e oggi la Germania è in termini economici il leader dell'Europa. Secondo lei questo accordo non accordicchio alla fine lo firmerà anche la CGIL? Ma io penso, non le chiedo se lo spera, perché ovvio sì, no, ma penso, lo crede? Io penso proprio di sì. Un altro grande, colgo la sua disponibilità a parlare di tutto e vado con i miei appunti. Industria e magistratura, su due fronti diversi, diciamo la salute fondamentale, la corruzione, due grandi nomi d'impresa, Ilva e Finmeccanica. Che dice? Dunque, premesso che Confindustria ha un estremo rispetto per la magistratura, è un potere indipendente, noi non ci permettiamo di esprimere nessun giudizio fin tanto che i procedimenti arrivano al loro completamento naturale in termini di magistratura. Però su questi due punti io vorrei fare qualche riflessione. Il caso Ilva è un caso nel quale è in gioco il destino del nostro paese come paese manifatturiero di alto livello. Se non saremo capaci di trovare una soluzione per mantenere la produzione di Ilva in Italia, saremo destinati ad uscire dal novero delle grandi nazioni industrializzate. Detto questo, vorrei così ricordare che noi siamo in Europa, abbiamo delle direttive europee che indicano determinati parametri, non capisco perché si debba a un certo punto inasprire i parametri delle direttive europee di 10 volte, poi ripensarci, poi ritornare, cioè, ecco. E non dimentichiamo anche il progresso tecnologico. Oggi noi sappiamo tante cose che 30 anni fa non sapevamo, che 20 anni fa non conoscevamo molto meno. Quindi credo che partendo da questo si possa trovare una linea di buon senso. E d'altra parte a me risulta, per i dati di cui dispongo, che Ilva è un caso in cui la produzione è nella media delle norme, cioè risponde alle direttive europee ed è nella media dei concorrenti europei, se non in qualche caso anche migliore. Quindi dobbiamo fare una forte riflessione. È chiaro che su poi questo. Quando raffronti e comunque non con dimentichiamoci i dati, che perdere Ilva vuol dire perdere vicino a 2 punti di PIL da un momento all'altro e creare un buco di 8 miliardi nella bilancia commerciale. Quindi dobbiamo ragionarci bene, insomma. Finmeccanica, mi auguro che la responsabilità prevalga da tutte le parti. Ecco, in caso di Finmeccanica, io Finmeccanica ritengo che sia un'azienda che impiega 70.000 dipendenti, 40.000 in Italia, con un indotto totale di 120.000 dipendenti, uno dei pezzi, se non in assoluto il pezzo più avanzato del nostro paese in termini di manifatturiero di alta tecnologia.
credo che si debba cercare anche qui in ogni caso di salvaguardare questo complesso produttivo, anche qui non voglio esprimere assolutamente nessun giudizio, è fondamentale che comunque Finmeccanica rimanga italiana, rimanga il cervello e le braccia rimangano italiane, e non vorrei anche che questo attacco mediatico sia anche un po' così... facilitato dai nostri dai concorrenti, che perché l'azione di Finmeccanica si svolge in tanti paesi, per esempio nei BRIC, dove evidentemente ci sono tanti interessi. Io mi auguro che anche qui alla fine il buon senso prevalga, noi non vogliamo assolutamente esprimere nessun giudizio, ma credo che l'importanza di Finmeccanica e di quello che rappresenta nel panorama manifatturiero del nostro paese non vada dimenticato. BRIC, Brasile, Russia, India, Cina. Politica e territorio, scandali, costi inaccettabili, e sto usando un eufemismo, della politica a livello delle regioni, a livello dei comuni municipalizzate, il federalismo è fallito. Ma diciamo che io personalmente, tra l'altro, una delle cose più positive che ho visto nella legge di stabilità è questo inizio di revisione del titolo quinto della Costituzione. 3-4 competenze sono già state previste in diminuzione: energia, ambiente. Riportate a livello centrale. Riportate a livello centrale, energia, ambiente, anche su intervento nostro, l'internazionalizzazione, il commercio estero, ecco, perché effettivamente ci sono stati degli sprechi e delle complicazioni. Io non sono contro il federalismo, credo che un federalismo sano, un federalismo equilibrato sia sicuramente un'ottima cosa. Quello che dobbiamo bloccare, dobbiamo fermare, fare dei passi indietro, è un po' quello che io definirei un federalismo becero, che porta a legiferare e a regolamentare su cose che invece devono avere un coordinamento centrale da parte dello Stato. E poi c'è, non so se lei è d'accordo, un problema proprio anche di pesi delle strutture, cioè quanti consiglieri a tutti i livelli. Questo. Beh, comunque è assolutamente vero, insomma. Lei non dimentichi che al centro del mio programma per la presidenza di Confindustria io ho messo la semplificazione normativo-burocratica del Paese, che è la madre di tutte le riforme. E questa non la si potrà fare, non la si potrà ottenere se non si metterà mano a una revisione saggia del titolo quinto della Costituzione. Rimaniamo in tema di politica, si avvicina la campagna elettorale, grandi movimenti da tutte le parti, destra, sinistra, sotto o sopra, moderati in cerca d'autore, Grillo, interessante, no? Beh, diciamo che è interessante, non lo so, insomma, io sono un po' preoccupato. Ah sì? Da cosa? Perché quello che stiamo vedendo e leggendo in questi giorni è un po' il segnale, la conferma che nel nostro paese c'è molta confusione e che... Credo che le cose siano, mi auguro che le cose siano in movimento e che alla fine ci sia un assestamento e che si trovino delle composizioni serie che vadano nella direzione giusta. È un po' anche quello che diceva il collega di Frankfurt Allgemeine quando raccontava, a parte il giochino, adesso sono qui da 14 governi, se fossi stato in Germania sarei vecchissimo. Con 14 governi, cioè, però anche la speranza, l'attesa. È una bellissima battuta, sì, quella dei 14. anche l'attesa da parte dei mercati e non solo di una stabilità di natura politica, no? Credo che voi abbiate bisogno, dico una banalità, insomma, immagino che sia fondamentale per il vostro agire. Come, io credo che come paese e noi come classe imprenditoriale, come sistema manifatturiero, abbiamo bisogno che al governo del paese, alla gestione del paese ritorni la politica vera, la politica tra virgolette buona,
quella che è capace di avere una visione di lungo termine, di fissare degli obiettivi e di indicare anche le strade su cui raggiungere questi obiettivi. Il governo dei tecnici ha fatto benissimo, ha recuperato un prestigio internazionale per il nostro paese, però purtroppo anche in queste vicende, in questi ultimi giorni sulla legge di stabilità, dimostra che poi non riesce veramente a portare fino in fondo le decisioni, perché gli manca una base politica, una visione di medio lungo termine. Allora, la ringrazio. Chiudiamo con due cose sui giovani. La prima è sui giovani di qui. Adesso io le trasmetto, mi permetto, l'ho colta un po' parlando. Non so se ho colto bene, credo di sì. Una cosa che circola. Insomma, dicono i vostri giovani imprenditori, cioè, con tutte le esperienze che abbiamo portato, avranno capito, dentro e fuori Confindustria, magari più fuori, però forse anche dentro, non lo so, che non siamo più soltanto quelli, i figli di papà che fanno i convegni, cioè facciamo pure l'impresa. Li rassicuri? Io sono particolarmente lieto di questo, tra l'altro io ho due figli che ormai non sono più giovani perché hanno due superato i 40 anni, che però sono estremamente impegnati in azienda e quindi credono nel percorso che è stato iniziato dal loro nonno, continuato dal loro padre e che mi auguro saranno capaci di portare avanti. I giovani sono la nostra risorsa per il futuro, quindi dobbiamo aiutarli, dobbiamo indicargli le strade su cui portare avanti i loro sogni, perché soltanto se loro saranno capaci di realizzare i loro sogni, il nostro paese continuerà ad avere una crescita. Oggi la mia generazione, almeno io personalmente e come me tanti della mia generazione, avevano il sogno dell'America. Io come imprenditore il mio sogno era quello di diventare qualcuno partendo dall'Italia e negli Stati Uniti, ci sono riuscito, sono particolarmente contento. Oggi se dovessi indicare invece un obiettivo, un sogno alla portata di mano, io partirei dal fatto che l'Italia è nel Mediterraneo e abbiamo il bacino del Mediterraneo che veramente sempre di più nel prossimo futuro sarà un mercato naturale per l'Italia, dove noi possiamo veramente avere successo. Ecco, quindi se io potessi indicare un sogno come io ho avuto il sogno dell'America ai nostri giovani, invadiamo il Mediterraneo e conquistiamo il Mediterraneo. Pacificamente. Senta, È proprio l'ultimissima domanda. Lei già in parte mi ha anticipato, perché poi questa pacifica invasione dell'area che ci circonda è rivolta in particolare agli imprenditori, ovviamente, ma non solo. Però lasciamo perdere gli imprenditori, parliamo dei giovani, cioè la generazione che, diciamo così, più mature, ecco, mettiamola così. Come generazione più matura, che regalo possiamo fare ai giovani? Dobbiamo continuare a mettercela tutta. Come quest'anno la mia azienda ha compiuto i 75 anni, perché mio padre l'aveva fondata nel 1937. Mio padre è stato un ciclista professionista dal 1928 al 1932. Allora abbiamo pensato di rispolverare uno slogan in tema. E lo slogan recita qualche cosa che credo si presti molto bene nella situazione attuale, questo slogan è mai smettere di pedalare. Ecco, io credo che il messaggio che noi dobbiamo passare ai nostri giovani è mai smettere di pedalare. Inforchiamo la bicicletta e ringraziamo Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria. Grazie Presidente. Allora, siamo a conclusione.